Buonasera e ben ritrovati con Prometi, i nostri 30 minuti dedicati alla scienza, e oggi abbiamo davvero moltissime notizie da commentare insieme, a partire dal cambiamento climatico, perché è la prima giornata della conferenza delle parti che si terrà a Lima per 2 settimane, 190 delegazioni a parlare di come fronteggiare il cambiamento climatico. Iniziamo dalle altre notizie, a partire da Scienze e Salute su Repubblica.it, perché ci sono molti dubbi, anche psicosi legati ai vaccini, sospesi, Lorenzin, dai primi test nessuna correlazione, attacca le regioni, il ministro dice comunicazione in grave ritardo, Chiamparino basta scarica barile, segnalati 2 casi in Abruzzo, morte sospetta anche in provincia di Cuneo, scatta l'indagine dell'Agenzia Europea per il Farmaco, le analisi sono iniziate proprio oggi, sono 12 casi sui quali indaga l'AIFA e salgono a 6 lotti sospetti. Il ministero intanto attiva un numero verde 1500 per tutti coloro che hanno dei dubbi, guardiamo la grafica perché proprio a partire da oggi digitando il 1500 si possono avere delle informazioni sul vaccino e risponderanno 14 medici per dubbi e paure legate alla somministrazione del Fluad. Adesso invece cambiamo argomento, parliamo di sicurezza nelle scuole perché sono stati assegnati ben 40 milioni per l'adeguamento sismico delle scuole, ma l'anagrafe non c'è ancora. La Campania è la regione con più fondi, nonostante sia una delle più ritardatarie nel trasmettere i dati dai ministeri al ministero, insieme a Sicilia, Sardegna, Lazio, Basilicata e Molise. Sembra che da oggi la situazione tenderà a modificarsi perché proprio è stata aperta una piattaforma per registrare tutte le scuole. Ricordiamo che l'anagrafe per ben 18 anni in Italia non è esistita praticamente. Adesso andiamo sull'internazionale perché è stato abbattuto l'ecomostro di Alimuri, guardiamo il video, questo è l'ecomostro di Alimuri che si trova sulla costiera sorrentina vicino a Vico e Quense. La demolizione è avvenuta con 1200 microcariche esplosive, la struttura sarebbe dovuta diventare un albergo di lusso con 150 camere sul promontorio. La struttura dell'edificio deturpava la costa, pensate, da 50 anni. Il ministro dell'Ambiente ha commentato dicendo che questo dovrà essere un esempio per l'Italia, non si dovranno più fare delle costruzioni laddove non è possibile, soprattutto per limitare anche i danni da dissesto idrogeologico e cercando anche di intervenire su quelle in cui invece è presente il rischio sismico. Adesso invece iniziamo a parlare di clima, lo abbiamo detto, saranno 2 settimane davvero importanti perché è iniziata oggi la conferenza delle parti a Lima, 190 delegazioni, ma innanzitutto cerchiamo di capire insieme che cos'è la conferenza delle parti con il servizio. È in corso a Lima la COP20, la 20ª conferenza delle parti delle Nazioni Unite. Una riunione tenuta con cadenza annuale per valutare le azioni intraprese e gli impegni ancora da assumere nella lotta contro il cambiamento climatico. I rappresentanti governativi di ben 190 paesi discuteranno fino al 12 dicembre riguardo ad un accordo universale sul clima, il cui raggiungimento è previsto nella COP21 di Parigi del 2015. Il cambiamento climatico è inequivocabile, interessa tutti i continenti. L'ha confermato il 5º rapporto dell'IPCC, ma con interventi costruttivi è ancora possibile arginare il problema. La COP20 è una tappa cruciale per sottolineare l'importanza di investire nelle politiche per il clima e sviluppare tecnologie sostenibili. Il primo nodo da sciogliere riguarda i futuri impegni di paesi sviluppati e non, tra cui i contributi nazionali di riduzione di CO2. Che dovranno essere tali da mantenere il riscaldamento globale sotto la soglia dei 2 gradi entro il 2100. Un altro fattore chiave sarà quello economico. Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno dedicato 3,8 miliardi di dollari al finanziamento del Fondo Verde per il Clima, per aiutare i paesi in via di sviluppo a ridurre le emissioni di anidride carbonica e prepararli a fronteggiare gli impatti del cambiamento climatico. Per affrontare l'emergenza è necessario un impegno a livello internazionale. Quali saranno le iniziative dei paesi esterni all'Unione Europea come Stati Uniti e Cina? Approfondiremo questo tema nei prossimi minuti della trasmissione, adesso invece iniziamo a parlare di meteorologia, quel che sta succedendo in Europa, quel che è successo nel weekend a causa di un centro di bassa pressione che lentamente si è spostato dalla Spagna verso la Francia causando ben 5 vittime e adesso, anche se depotenziato, sta arrivando verso di noi. Colleghiamoci con il nostro meteorologo Dario Cazzaniga, buonasera a te Dario, per vedere quel che è successo in Francia.
Buonasera Serena, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Il peggioramento in atto sulla nostra penisola è causato proprio dalla perturbazione che ha già colpito duramente la Francia meridionale, la Corsica e la zona dei Pirenei. Le vittime accertate sono al momento 5, ma all'appello manca ancora un disperso. La fase di maltempo si è intensificata soprattutto nel fine settimana. Abbiamo avuto piogge abbondanti, superiori ai 100-150 mm di pioggia praticamente ovunque, ma con punte fino oltre i 400-450 nel dipartimento dei Pirenei orientali, dove 2.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Anche il vento ha soffiato piuttosto forte, con raffiche che hanno toccato i 165 km orari lungo le coste meridionali. La fase di maltempo è attualmente in attenuazione, seppur lieve, e come già accennato, nel corso delle prossime ore toccherà all'Italia affrontare questa perturbazione. E con oggi si aprono due settimane davvero importanti per la lotta al cambiamento climatico. Si parlerà tanto di emissioni di anidride carbonica, quindi di CO2, dunque è il caso di capire qualcosa in più su dei concetti fondamentali. Del resto, tante le vostre domande che ci sono arrivate, cercheremo di dare delle risposte con il nostro ospite esperto in studio, Andrea Ronchi di Ecoway, che è una società di carbon trading leader in Italia per il mercato delle CO2. Voi supportate le aziende nel miglioramento delle performance sia ambientali che economiche. Grazie per essere con noi, Andrea. Grazie, buongiorno. Ecco, allora, queste sono due settimane particolarmente dinamiche per la lotta al cambiamento climatico, dinamiche e importanti. Andiamo un attimo su ANSA, sezione ambiente ed energia, per vedere una notizia, la notizia di apertura di oggi per quanto riguarda l'ambiente, perché l'Unione Europea sta, insomma, avanti tutta lima per accordo vincolante sulla CO2, al via la conferenza mondiale dell'ONU sul clima. Andrea, ne abbiamo parlato tanto sia nelle scorse settimane, anche nell'apertura di questa trasmissione, perché ci sono tanti concetti da capire per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico. Innanzitutto, quando leggiamo notizie come queste, che parlano di accordi globali legalmente vincolanti di CO2, che cosa significa? Perché non sono dei concetti particolarmente, diciamo, istintivi o intuitivi da capire dal punto di vista pratico. Certo. A livello globale il problema, o meglio la sfida che ci stiamo accingendo a vivere e che si completerà l'anno prossimo con la COP di Parigi, è proprio quello di individuare un tipo di accordo che sia in grado di vincolare legalmente e formalmente i paesi che fanno parte della conferenza internazionale sui cambiamenti climatici, e raggiungendo quindi un risultato che fino ad oggi ci siamo sempre persi lungo il percorso. Dico questo perché, nonostante il tema della lotta al cambiamento climatico non sia nuovo, di fatto non siamo mai riusciti a coinvolgere i grandi player verso un unico obiettivo, verso un unico sistema, un meccanismo che possa realmente portare al risultato atteso. Ricordiamo che dobbiamo contenere il cambiamento climatico nella soglia dei 2 gradi centigradi affinché non si innescano dei processi irreversibili che comprometteranno in maniera irreversibile la vita su questo pianeta. Ecco, in teoria bisognerebbe dare un valore, anche un valore di mercato, un valore economico a questa anidride carbonica, per far sì che la sua emissione fosse limitata anche dalle grandi potenze. Beh, questa è una forma. Diciamo che un conto sono gli accordi e i vincoli, i legal bindings di cui hai citato poc'anzi le notizie ANSA, che sono appunto l'impegno a raggiungere dei target. Come raggiungere questi target? Lo si può fare attraverso diverse formule. Una, quella che a noi sta particolarmente a cuore, ma quello che è stata individuata come una delle forme più efficaci, sono i meccanismi flessibili di mercato, ovvero cercare di dare una quantificazione economica alle esternalità negative e far sì che i paesi membri e gli attori, principalmente gli attori industriali, all'interno dei singoli paesi possano operare in un regime simile a quello di qualsiasi altra commodity legata al mondo energetico. Per esempio, l'Europa comunque in questo senso ha fatto un po' da apripista, nel senso che si è data un grande affare per creare un mercato dell'anidride carbonica all'interno proprio della
della Comunione Europea, com'è andata? Assolutamente, l'Europa dal 2005 ha creato un meccanismo che si chiama Emission Trading Scheme, che tra l'altro sta anno dopo anno trovando nuovi paesi che stanno adottando la stessa ricetta come una delle principali componenti per il rispetto degli obiettivi di tutela del clima e per il controllo delle emissioni generate all'interno del paese, e il caso europeo ha fatto indubbiamente da apripista con tutto quello che ne consegue, cioè là, a livello positivo e negativo. Allora, tu ci hai parlato di Europa, in realtà gli altri attori molto importanti sono USA e Cina, non solo loro, ma loro in questo momento si sono comunque resi per la prima volta disponibili a fissare una quota di limite delle emissioni. È stata una notizia importante che è arrivata circa 2 settimane fa, intorno al 12 di novembre, mi sembra. Qual è la tua opinione? Sì, diciamo che questo è uno dei punti che fa ben sperare per il proseguimento delle trattative sia a Lima che per l'anno prossimo a Parigi, perché per la prima volta questi due paesi hanno preso degli impegni, gli Stati Uniti di riduzione delle emissioni al 26% entro il 2025, e la Cina ha dichiarato di raggiungere il suo picco di emissioni entro il 2030 al massimo, e quindi da lì iniziare un percorso per ridurre a livello assoluto le emissioni. Ed è secondo me un ottimo segnale, perché fino ad oggi gli schemi che a livello internazionale venivano seguiti vedevano la Cina come un paese a economia in transizione, per cui uno di quei paesi che non aveva vincoli nei confronti degli accordi presi in conferenza internazionale sui climate change. Infatti questo sarà uno degli aspetti più difficili su cui ragionare durante questa COP20, la conferenza delle parti. Andrea, il nostro tempo è giunto al termine, si dovrebbe parlare di moltissimi altri paesi, tra cui per esempio l'India, ma ci sarà sicuramente occasione di farlo e di approfondire. Intanto ci aggiorniamo in queste 2 settimane di trattative così intense, qualora ci fossero delle novità importanti da commentare insieme. Intanto grazie per essere stato con noi. Grazie a te. Adesso qualche minuto per noi di pubblicità, ma ci rivediamo fra poco. Iniziamo questa seconda parte di Prometeo con un'ottima notizia, perché la settimana scorsa l'UNESCO ha iscritto la pratica agricola vite ad alberello di Pantelleria tra i beni immateriali dell'umanità. Questa è la prima volta che una pratica agricola viene riconosciuta nel suo valore storico e culturale. Allora, approfondiamo con il servizio. Je déclare donc la décision 9.com/10.21 adoptée. La pratique agricole traditionnelle de la culture de la vite ad alberello, taille de la vigne en gobelet, de la communauté de Pantelleria. Per la prima volta l'UNESCO premia una pratica agricola. Siamo in Sicilia, a Pantelleria, e a vincere a Parigi il prestigioso riconoscimento è la vita ad alberello. Bene immateriale dell'umanità per il valore storico-culturale oltre che identitario. Emblema di una forma di agricoltura che, nel pieno rispetto della natura, ha modellato il paesaggio, rendendo l'isola siciliana uno scrigno che racchiude un tesoro inestimabile da custodire e tutelare. Un percorso che è iniziato su proposta del Ministero delle Politiche Agricole italiane e che ha trovato il consenso di oltre 180 stati che sono gli stati parte di questa convenzione. Il fatto che questo riconoscimento sia arrivato all'unanimità senza che nessuno l'abbia posto in discussione evidenzia come il lavoro che abbiamo svolto sia stato fatto molto bene. Credo che sia una grande scommessa, un grande elogio a una grande comunità che nei secoli ha potuto trasformare luoghi impervi in terrazzamenti dove si produce attraverso con l'alberello un prodotto straordinario. Io credo che il riconoscimento va alla cultura dell'uomo, alla sua storia, e soprattutto io credo che oggi per noi significa valorizzare questa cultura e soprattutto iniziare a pensare
a come gestire questo enorme patrimonio che ci viene riconosciuto dal mondo. Un riconoscimento che potrebbe rilanciare l'economia dell'isola, qui dove l'eccellenza dei vigneti conta esclusivamente sulle braccia dell'uomo e sulla sensibilità produttiva del contadino, qui dove il tempo sembra essersi fermato e la vita viene allevata sulle pendenze estreme dei terrazzamenti al di sotto del livello del suolo, in una larga conca per riparare la pianta e i frutti dai venti di scirocco e di greco levante. Una difficoltà non indifferente che ha portato questo tipo di viticoltura ad essere definita eroica, per via delle ore di lavoro che richiede, che superano di almeno 3 volte quelle necessarie alla coltivazione di un normale vigneto sulla terraferma. Onore al merito. Il 1° maggio, che è il primo giorno dell'Expo, Pantelleria sarà ad Expo. Sarà ad Expo perché Pantelleria è quel luogo della Sicilia, è quel luogo del Mediterraneo, dove si realizza quella perfetta sintesi tra tutte le culture, tra tutte le colture, e soprattutto è il luogo dell'espressione dove gli uomini sono riusciti a fare questa pratica agricola che contiene anche muretti a secco, e non dimentichiamo chi scrisse che c'è più sudore nei muretti a secco di Pantelleria che nelle piramidi di Egitto. Tanti auguri Pantelleria, la Sicilia e tutta l'Italia. E adesso invece cambiamo completamente argomento, perché oggi è la giornata mondiale dell'AIDS. L'OMS ha parlato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e ha detto che l'AIDS può essere sconfitto definitivamente in 15 anni, a patto che entro il 2020 si arrivi a diagnosticare il 90% dei sieropositivi e si riesca a curare, a sopprimere il virus di 90% di questi pazienti. Allora adesso colleghiamoci con il nostro Riccardo Savio Guzmano, che ha fatto per l'appunto un approfondimento. Da 26 anni il 1° dicembre si celebra la giornata mondiale contro l'AIDS, un'occasione importante per parlare di un'epidemia che dal 1981 ha ucciso più di 25 milioni di persone. Oggi, nell'era del bombardamento mediatico, sicuramente se ne parla tanto, ma spesso l'informazione è errata o confusa. Allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza insieme. L'HIV è il virus dell'immunodeficienza umana. Una volta entrata nell'organismo si riproduce e indebolisce progressivamente il sistema immunitario. L'AIDS invece è una cosa diversa, è la sindrome da immunodeficienza acquisita ed è la conseguenza più grave dell'infezione da HIV. La persona che ha contratto il virus viene chiamata sieropositiva. Troviamo uno strumento su internet insieme, colleghiamoci al nostro PC. Questo è il sito www.lila.it, la Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS. Nella sezione helpline troviamo tutta una serie di numeri che possiamo chiamare nel caso in cui avessimo paura di aver contratto l'AIDS o semplicemente per informarci. Vorrei concludere il Focus Web di oggi vedendo insieme un video che è stato fatto da un fotografo per far capire che la sieropositività, l'HIV, l'AIDS non sono mai così realmente distanti da noi. Può capitare a tutti, può capitare ai nostri amici, e questi sono i loro volti. It's a new day. Make a move, doing things a new way. Bene, per il Focus Web di oggi è tutto. Ripasso la linea studio, saluto i nostri telespettatori e proteggetevi. Grazie Riccardo per le tue informazioni. Adesso andiamo sulla nostra pagina Facebook. Chiedo alla regia di chiudermi l'auricolare, per favore. Andiamo sulla pagina di Prometeo per vedere tutte le notizie che pubblichiamo quotidianamente. Le potete seguire al backstage della trasmissione, darci la vostra opinione come del resto fate tutti i giorni. Adesso vorrei commentare con voi una notizia: Colletta Alimentare 2014. C'è stata sabato, ve l'avevamo preannunciata, è stata davvero un grande successo. La crisi non frena la generosità. Sono 9.201 le tonnellate di cibo raccolte. Fino al 4 dicembre però si può ancora contribuire all'attività del Fondo Banco Alimentare Onlus mandando un sms o telefonando al numero 45504, e allora si può ancora sostenere questa iniziativa davvero importante. Adesso invece ci spostiamo sulla pagina Class Meteo, sempre nostra, però è dedicata alle previsioni del tempo e a tutti gli aggiornamenti che costantemente vi diamo. Qua vedete quelle che sono le previsioni e le tendenze meteo, fra poco le vedremo insieme.
insieme al nostro meteorologo. E poi c'è un aggiornamento che riguarda proprio il tempo di domani, perché c'è un'allerta meteo moderata a criticità per rischio idrogeologico segnalata dalla regione Sardegna. Ancora siamo in attesa del bollettino della Protezione Civile Generale, quello su tutta l'Italia, comunque ve lo comunicheremo al più presto. Per vedere quella che è la situazione meteorologica colleghiamoci nuovamente con il nostro Dario Cazzaniga, perché insomma c'è questa bassa pressione che sta letteralmente disturbando il tempo in Italia con fenomeni anche parecchio intensi, Dario, e tra l'altro difficili da prevedere come zona in cui colpisce la pioggia più intensa. Eh sì Serena, l'abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, adesso tocca all'Italia fare i conti con le piogge che saranno piuttosto intense là dove colpiranno. Vediamo con l'aiuto della nostra animazione, ecco qui il vortice di bassa pressione che si porterà gradualmente verso la Sardegna e qui stazionerà almeno fino alla giornata di mercoledì. Diamo uno sguardo alle previsioni per la giornata di domani e vediamo dove pioverà di più. Sicuramente, l'abbiamo detto anche a causa dell'allerta della Protezione Civile, avremo delle piogge intense un po' su tutta la Sardegna, dal pomeriggio in estensione anche a Bassa Toscana, Lazio e Campania, con fenomeni di forte intensità. Piogge più diffuse ma anche generalmente più deboli per quanto riguarda l'Adriatico e l'Emilia-Romagna, localmente anche le zone prealpine e un po' di tutto il nord Italia. Qualche schiarita in più invece ce l'attendiamo sulla Liguria, ma soprattutto sulla Sicilia e su gran parte del versante ionico e basso Adriatico. I venti saranno piuttosto forti a rotazione ciclonica, quindi da sud-ovest sul Tirreno, sullo Ionio, in rotazione a sud-est sul mare Adriatico. Questo fenomeno causerà acqua alta a Venezia soprattutto in mattinata, ma anche mercoledì. I venti proverranno invece da nord e nord-est sulla Liguria. Uno sguardo alle temperature che saranno in lieve ma generale calo, le minime difficilmente sopra i 10 gradi per quanto riguarda la Valpadana, invece valori più miti sul resto delle regioni. Le massime stessa situazione, avremo valori di 12-11 gradi per quanto riguarda la Valpadana, più miti invece sul resto delle regioni, ma con punte fino a 20-21 gradi sulla Calabria e sulla Sicilia. Grazie a tutti i Meteo Warriors, anche nel weekend ci avete mandato diverse fotografie, ricordatevi che le più belle vengono trasmesse quotidianamente qui in onda a Prometeo, quindi continuate a condividerle con noi, ci aiutate anche a rimanere aggiornati sulla situazione meteorologica in Italia. Il nostro sito internet classmeteo.it per le previsioni del tempo nel dettaglio, all'interno trovate anche tutti gli articoli di approfondimento sui temi che trattiamo qui in trasmissione, in questo modo potrete approfondire e anche magari farvi un'idea su quelle che potrebbero essere le vostre domande ai nostri ospiti. Noi vi aspettiamo, le domande le potete scrivere anche via mail all'indirizzo meteo@class.it, ci potete comunicare qui tutto quanto oppure tramite i social network, vi ricordo la pagina di Facebook Prometeo Class Meteo, la pagina Class Meteo invece dedicata interamente alle previsioni del tempo, canale YouTube si chiama Class Meteo, all'interno trovate i servizi di approfondimento e le interviste e anche le puntate intere, le carichiamo con qualche giorno di ritardo ma arrivano tutte quante. Io vi saluto e vi ringrazio per oggi per essere stati con noi. Vi do appuntamento a domani, ci ritroviamo alla solita ora alle 17 per i nostri 30 minuti dedicati allo spettacolo della scienza in TV. Nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di serata con la programmazione di Class TV. Grazie per essere stati con noi.